Allora, nel seguito ci sono gli interventi da parte dei colleghi che hanno assunto la funzione di responsabili scientifici di questo progetto e che hanno curato, diciamo, il contenuto didattico di questo corso. Io direi di seguire l'ordine che vede per primo il professor Vinicio De Montis, che parlerà dei servizi di efficienza energetica, cioè il primo dei tre ambiti imprenditoriali in cui si è articolato il progetto Green Future. Quando parliamo di edilizia sostenibile facciamo riferimento a un complesso di attività che si occupano della produzione di nuovi edifici, dell'uso degli edifici, della trasformazione degli edifici esistenti. Ho pensato di esporre i motivi per i quali è stato individuato questo settore di attività, sia in generale e sia per l'argomento specifico che ho curato nel corso, cioè l'istituzione di società e servizi per l'efficienza energetica, vedendo un po' il panorama internazionale, quindi i precedenti che riguardano altri paesi occidentali, europei, anglosassoni, e molto schematicamente la situazione italiana e sarda. Il tutto, spero, nel tempo che mi è stato affidato. Un primo approccio internazionale è quello delle architetture esemplari. Sono architetture molto specialistiche, molto tipiche dei paesi nei quali sono state costruite, quindi difficilmente trasferibili nelle situazioni locali e nei climi particolari dei vari angoli della Terra. Però queste architetture speciali danno sempre la possibilità di sperimentare, di trasferire, di applicare i momenti più avanzati della ricerca scientifica e spesso di trasferirle nell'uso comune. Per esempio, molti software sono passati dall'ambito aeronautico o scientifico all'applicazione in questo tipo di architetture. E poi sono diventati o stanno diventando ancora software commerciali che aiutano la progettazione di questi edifici. Un altro approccio è quello che riguarda la scelta, l'adesione volontaria a protocolli di progettazione e di costruzione. Un aspetto è quello per modelli, l'altro ecobilanci. Oppure i protocolli a punteggio, li vedo rapidamente. L'approccio per modelli è quello che è ormai noto per i casi della Passive House, di Minergie Passive House in Germania, Minergie in Svizzera, Casa Clima, provincia autonoma di Bolzano. È un caso particolare perché è molto adatto a climi freddi, e infatti stiamo parlando di quei paesi, però. I criteri che sono utilizzati nella progettazione di questi edifici potrebbero essere trasferiti, ovviamente con gli adattamenti necessari, anche in regioni come la Sardegna, che sono climaticamente, culturalmente molto diversi, e ovviamente con gli adattamenti necessari. Una cosa interessante di questi interventi per modelli è l'ultima riga che vi ho messo in rosso, perché in questo tipo di intervento è controllato anche il costo, la qualità dell'edificio, che non è solo energetica, ma copre vari tipi di esigenze, è controllata nei costi e a costi crescenti si fanno corrispondere prestazioni crescenti. Questi interventi per modelli sono interessanti rispetto a quello che ha detto il professor Cicco, perché per esempio in Minergie sono implicati i cantoni della Svizzera, cioè non sono attività tecnico-imprenditoriali separate rispetto ai quali le istituzioni hanno un disinteresse, ma le istituzioni
collaborano e appoggiano questo tipo di intervento. La stessa cosa è notissimo, quindi non mi dilungherò, avviene per Casa Clima con la provincia autonoma di Bolzano, che è implicata nello sviluppo del modello e nella diffusione del modello e nell'ampliamento delle filosofie del modello Casa Clima. Altro aspetto sono gli ecobilanci, cioè il controllo dell'impatto ambientale degli interventi con tecniche piuttosto raffinate, piuttosto complesse, e che però non danno il modo di apprezzare l'efficienza energetica. Sono un po' relegate in un angolo, se vogliamo, ma la nuova direttiva europea, quella che ci proietta verso il 2020, ha recuperato anche il criterio di controllo degli ecobilanci per inserirlo nelle valutazioni degli interventi. Le valutazioni a punteggio sono quelle forse quelle che sono partite più in modo più tempestivo, se vogliamo. Si tratta di valutare il procedimento di progettazione dell'edificio di qualunque genere, non solo abitazione, con qualunque destinazione, con una scelta di crediti durante la progettazione pilotata dal particolare protocollo, con una votazione finale, un'assegnazione di punteggio finale al progetto, e poi una serie di crediti affidati al momento della costruzione, per cui il prodotto finale si ottiene con una certificazione e con una, come dire, dichiarazione di qualità. Vi faccio notare alcune date che sono in fondo. Il sistema inglese risale al 93, quello americano al 97, LEED. LEED Italia, c'è stata una dichiarazione di adesione nel 2010. Il Green Building Council è del 96, quindi stiamo parlando di attività, di iniziative che risalgono a circa 20 anni fa, 15-20 anni fa. Questo lo segnalo per indicare solo una cosa, che questi paesi sono partiti tempestivamente, e questo ci dice di quanto siamo in ritardo. Non solo questi paesi sono partiti tempestivamente, ma queste varie iniziative, i protocolli a punteggio o i modelli, hanno avuto un successo notevole. I protocolli in particolare si sviluppano piuttosto lentamente in Italia, si affermano piuttosto lentamente, e in Sardegna diciamo che siamo piuttosto fermi da questo punto di vista. C'è un protocollo italiano che è Itaca, che è un'evoluzione controllata dal Green Building Council. Molte regioni italiane hanno anche aderito. Il piano casa di molte regioni italiane è basato sul protocollo Itaca, quindi gli incentivi che sono dati alla costruzione, a quei piccoli ampliamenti edifici previsti dal cosiddetto piano casa regionale, sono subordinati ai livelli di qualità stabiliti dal protocollo Itaca, e quindi quelle regioni hanno scelto di incoraggiare l'attività nella direzione della qualità controllata dal protocollo. La Sardegna ha aderito al protocollo, ma che io sappia di concreto non c'è mai stato niente. Cosa indica il successo di questi protocolli e di questi modelli? Che nei consumatori di quei paesi c'è una certa attenzione, si è sviluppata una certa attenzione alla qualità degli edifici, che non è più intesa come decoro, come si dicevano i nostri vecchi regolamenti edilizi, o con qualità estetica, è intesa come prestazione di determinati servizi che soddisfano a esigenze che ormai quei consumatori ritengono irrinunciabili, alle quali si debba dare assolutamente soddisfazione. Quindi questa è una prima constatazione che si deve fare. La seconda constatazione importante, forse anche dal punto di vista degli economisti, è che
a questa domanda che si è evoluta su livelli di qualità importanti, l'offerta, le imprese, il mondo della produzione è stato capace di rispondere, cioè ha capito che aderendo ai modelli passive house o quelli che sono, o ai protocolli, riusciva ad aprire spazi di mercato piuttosto pregiati che prima erano inesistenti o che prima si potevano valutare anche simili agli altri spazi piuttosto saturi. E quindi il successo di questi strumenti indica quelle cose che ho indicato in rosso, cioè che gli utenti o se volete gli acquirenti o i committenti hanno raggiunto una consapevolezza importante della loro funzione nel processo edilizio, in quanto sono quelli che mettono in moto il processo con l'investimento, in sostanza. Il mondo produttivo ha risposto in modo tempestivo e per rispondere in modo tempestivo ha dimostrato di avere la capacità di introdurre innovazione, di cercare di regolare i procedimenti produttivi e di migliorarli, per esempio anche abbattendo i costi, perché è indubbio che elevare la qualità del prodotto finale porta anche inevitabilmente a portare in alto i costi. Un altro tipo, e quindi diciamo quelle erano norme volontarie, nel senso che sono i consumatori ed è il mercato che si è mosso spontaneamente in quella direzione. Un altro tipo d'approccio è quello, diciamo, regolato, quindi l'Unione Europea con le sue direttive, quindi ne ho citate alcune, ho messo in grosso, ce n'è una piuttosto trascurata, poveraccia, che è la prima, che riguarda la qualità acustica degli edifici, sulla quale c'è questa direttiva del 2002 nella quale l'Italia è in ritardo fortissimo e che porterà a mettere fuori gioco la maggior parte degli edifici esistenti, fra l'altro, perché saranno tutti al di sotto della norma europea. E non vi ho messo la direttiva la nuova direttiva sui prodotti di costruzione, che è entrata in parte in vigore e tra poco entrerà totalmente in vigore. L'ultima l'ho messa in grosso, quella del nota per il 2020, cioè la riduzione per il 2020, la riduzione dei consumi del 20%, l'incremento delle energie rinnovabili del 20% rispetto sempre al 1990, e la terza cosa, energia, consumi, il consumo di energia, le emissioni, quindi emissioni rinnovabili riduzione del 20% di tutti questi aspetti. L'Italia, vi ho già detto, è in una situazione normativa ormai adeguata a quella dell'Unione Europea per la vecchia direttiva, quella del 2002, e, diciamo, ci siamo messi in pari, anche se con un certo ritardo dal punto di vista normativo. Quindi queste non sono più, no, non è più una tendenza spontanea del mercato, è un controllo di tipo amministrativo che agisce separatamente sui vari atti che portano a progettare e costruire gli edifici. Volevo segnalare una cosetta, che questi protocolli a punteggio non si occupano solo del risparmio energetico, si occupano della qualità complessiva dell'edificio. Quindi sono molto più larghi e molto più impegnativi della semplice adesione alla normativa sulla riduzione dei consumi energetici. E questo è il passaggio che impegna l'edilizia sostenibile. Non è solo il risparmio, è il portare il livello di qualità dell'edilizia dal puro rispetto della norma, che in questi protocolli a punti zero, ha un grado più elevato di qualità che riguarda tutti i servizi disponibili e così via. Il livello medio, per fare un esempio di Itaca che vi ho citato, il livello accettabile di Itaca è 3, cioè 3 punti sopra la norma.
senza la pretesa di arrivare al più 5, che è la, diciamo, la qualità assoluta di Peritaca. Un esempio di cosa si potrebbe fare rispetto alla norma 20-20-20. Nella norma 20-20-20 si parla di energia, si parla di edifici a energia quasi zero. Quindi l'obiettivo sarebbe quello di arrivare a nuove forme del costruire. Il professor Cicqua parlava di nuovi tipi di... Si tratta di sconvolgere veramente, di mutare radicalmente anche i tipi edilizi che si usano, che si continuano a usare e che non funzionano. Quindi si tratterebbe di arrivare a sistemi edilizi a zero energia, questo sarebbe l'obiettivo. L'Unione Europea ci infila un quasi, ma l'obiettivo sarebbe a zero energia e zero, quindi zero consumo di energia e zero produzione di anidride carbonica. Questo entro il 31 dicembre 2020. Per gli edifici pubblici la scadenza sarebbe il 31 dicembre 2018. Già una scadenza l'abbiamo superata, ma l'Europa era occupata in altre, stava cominciando a preoccuparsi di altre questioni. Però mi sembra importante mettere in rosso che entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri dovevano predisporre strumenti di finanziamento, si parlava di finanziamenti, e incentivi, e si parlava di incentivi, per favorire il miglioramento energetico degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero. La data è passata, tra poco saremo al 30 giugno 2012, non credo che succederà molto, ma sono passaggi importanti perché il 2020, come ho scritto in rosso, non è poi così lontano visto il tipo di impegno che l'Unione Europea si è proposto. Quindi le nuove forme del costruire quali potrebbero essere? Per esempio si parlava di edifici intelligenti, stavamo innescando un po' di discussione con la professoressa Fanni e il professor Mandas, perché io ritengo che un edificio stupido non possa essere reso intelligente. L'attitudine attuale, così anticipo delle cose che ho scritto dopo e cercheremo di tagliar corto, l'attitudine attuale è quella di dividere la progettazione e l'attività dell'impresa in tanti segmenti che si giustappongono e non si integrano, per cui prima si fa un progetto architettonico ultra tradizionale perché il progettista non si è accorto, se ci sono progettisti mi scusino, non si è accorto che i tempi sono cambiati, il progettista architettonico. Poi c'è un signore che fa i calcoli accorgendosi che la maggior parte del progetto non sta in piedi, poi alla fine c'è un signore che fa i calcoli sull'impianto di riscaldamento e condizionamento e l'edificio è totalmente stupido perché questi tre signori non si sono mai parlati fra di loro, non hanno neanche forse parlato quasi con l'impresario, quindi ne salta fuori un edificio completamente inerte, insensibile. Questo edificio è stupido e io ritengo che sia molto difficile trasformare un edificio stupido in un edificio intelligente. La realtà è che la progettazione deve avvenire in modo complessivo e integrato, quell'edificio deve cambiare, deve avere un'attitudine alla climatizzazione spontanea, deve essere in grado di reagire già da solo rispetto alle sollecitazioni dell'ambiente e allora, essendo già per quanto può come oggetto murario intelligente, l'aggiunta di altre cose lo renderà intelligentissimo, una cosa come la macchina di Formula 1, ma se prima non ha questa attitudine a reagire alla sollecitazione dell'ambiente è difficile che riusciremo a produrre qualcosa di produttivo. E infatti il ricorso, altro aspetto, il ricorso a dispositivi elettromeccanici di climatizzazione invernale ed estiva deve essere ridotto. Nel modello Passive House non c'è impianto di riscaldamento. Nei nuovi software che si stanno producendo, appresso seguendo quegli edifici straordinari che vediamo nelle riviste, eccetera, si utilizza qualunque fonte di energia. Il fatto che noi siamo adesso in un certo numero influisce sul riscaldamento e sul condizionamento, il fatto che ci siano le luci accese influisce,
questi nuovi software, ho visto una dimostrazione proprio l'altro giorno, tengono conto in modo molto raffinato di tutti questi aspetti e aiutano a progettare l'edificio, ma nella sua forma, diciamo così, muraria, oltre che impiantistica, meccanica e così via. L'altra cosa, forte riduzione dei consumi e utilizzo percentualmente rilevante di energia rinnovabile, il sole, la geotermia e così via. Attivazione di condizioni, leggo per abbreviare i tempi così, perché ho già sforato, le condizioni di benessere ambientale, quindi le condizioni di benessere adattivo cosiddette, cioè non abbiamo più un impianto che funziona, che va per i fatti suoi senza tener conto delle mie reazioni, della mia possibilità di intervenire, ma deve anche consentirmi di adattare la regolazione del clima. La sensibilità alle caratteristiche dei diversi siti. Una cosa è costruire o progettare una casa a Cagliari, un'altra, non voglio dire a Desulo, ma forse già a San Luri, a Uras, è già diverso il clima, il fatto che siamo vicini al mare o vicino a un fiume, su una collina o in pianura e così via. Insomma, l'edilizia sostenibile sarebbe questa. Qui c'è una critica alle attuali attività edilizie, ma ve le ho anticipate quando vi parlavo di questa separazione degli interventi. La cosa più così rilevante mi sembra questa affermazione, forse un po' forte, ma della quale io sono convinto: l'impresa tradizionale ha perso la capacità di conservare e potenziare la sua tradizionale funzione di sintesi e di coordinamento. Nell'edilizia tradizionale il coordinamento degli interventi li faceva l'impresa, proprio perché i professionisti o comunque chi dava contributi agiva in modo separato. La sintesi era nell'impresa. Perché? Perché eravamo in un ambito tradizionale in cui i procedimenti costruttivi, le esigenze, i tipi edilizi erano sempre gli stessi e quindi era facile, in un certo modo, con l'esperienza sui finanziamenti, insomma, dell'imprenditore, arrivare a sintesi. Oggi il panorama è complessissimo. L'impresa, a mio parere, ha perso questa capacità, non ha sviluppato le sue conoscenze, non si è aggiornato, se vogliamo dire quello che per brevità. Quindi bisogna avere la capacità di intervenire sull'intero processo edilizio. C'è spazio per società di servizi che abbiano la capacità, la possibilità di interloquire con l'impresa e, diciamo, indirizzarla, arrivando a orientarla in questa sintesi che è diventata difficilissima. Scusatemi se ho sforato, ma...